Federico, mi porti a fare la cacca? Ma che hai fatto a barba? Mi sembri Beethoven, mi sembri. Prospettive per la giornata, Federico? Tempo di merda. Non lo so, beh, io oggi sinceramente pensavo di leggere un po'. Oggi, eh? A Federico, tu o leggi o scrivi tutti i giorni. Senti, ma stasera che famo? Non lo so, volevo scrivere un po' stasera, smetti. Sfascio dei coglioni all'orizzonte. Senti, ma se stasera si fanno una cosetta particolare, una cosa nuova, sfruttiamola sta città. Guarda che Parigi ti offre un sacco di opportunità, non è mica solo musei, biblioteche. Potremmo fare un sacco di cose nuove, tipo, ma come la vedi se stasera se buttiamo un disco, se piamo una pasticca e se sballiamo come vecchi tempi, eh? Vecchi tempi, di chi? La pasticca. Mo vuoi dire che non hai mai preso una pasticca, Federico? Sì, per la gola. Noia, vedrai che suicidio. Parte bene l'anno nuovo, eh. Guarda, mi dispiace per te, caro Svevo. Io non mi annoio proprio per niente. Sei tu piuttosto che dovresti imparare a occupare il tuo tempo. Ma che te vuoi imparare, Federica? A Parigi io leggo, scrivi o vai al museo. Fine. Invece in altre città? Altre città, Federica. Altre città. Se mo me ne stava a Roma. Che facevi? Ah, Federica, Roma. Cioè, a Roma, muovo, cioè, farei... Che faresti? Farei, Federica, Roma. A Roma è tutta un'altra cosa, mo... Cioè, ci avrei... Che? A Roma. C'è tutta... C'è la gente. Dai. Che gente? Gli amici, dai. Che amici? Svevo, non c'è più un'amica a Roma. Dai. Ho capito, ma Roma c'è tutta un'altra cosa. Adesso sai, c'è... Svevo, la verità, la triste verità, è che tu vivi a Parigi come se vivessi in un qualunque altro posto. Come se vivessi in un paesello di provincia. Non approfitti di nulla delle mille occasioni che ti offre questa città. E parli di Roma come se lì potessi fare chissà che, ma è una scusa. Quando lo capirai, probabilmente cambierai la tua attitudine. Devi sta a far filosofo, sta a far, dai. Ma che te sta a mangiare? Madeleine, vuoi? Ma che? Cioè, tu non conosci la Madeleine? Ma è roba francese? Cioè, mai sentito parlare? La mitica Madeleine di Proust. Ah, ma Proust? Quando l'assaggi, il sapore ti riporta indietro nel tempo, alla tua giovinezza. E ti fa rivivere sensazioni lontane, ti fa riflettere sulla tua esistenza, su quello che sei. Ah, Federico, queste cose con me non hanno mai funzionato, eh. Tarocchi, oroscopi, non ci ho mai creduto a ste cazzate. Ma che tarocchi, Svevo? È un espediente narrativo utilizzato da Proust nel suo celebre ciclo di romanzi Alla ricerca del tempo perduto. Ah, ho visto il film con Diana Jones. No, guarda, Svevo, io non lo so, cioè non so più fino a che punto fai finta, scherzi, o fino a che punto sei te stesso. Non lo so più. Federico, ci pensa, lascia perdere, dai. Assaggiamoci ste maddalene, dai! Dai, Gesù! Thank you.
cazzo stai a dire? Ma che cazzo sta di te? Ma di che cazzo stai a parlare? Ma di che cazzo stai a parlare a te? Che bello! Ma che cazzo sta a fa? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo? Ma che cazzo ne so? Fatti i cazzi tu, va là. Ma no cazzo andate? Ma saranno cazzi nostri? Ma fate un po' come cazzo ve pare. Che c'è, Svevo? Alla fine neanche a Roma sai bene cosa fare, eh? Hai visto pure tu? Sì. Ho visto che sei solo e annoiato anche a Roma. Sia che restiamo a casa, in Italia, o che veniamo qui all'estero, noi cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. Tu del tuo peggio, qui a Parigi come a Roma. Tu sei il nostro peggio, la nostra vergogna. Per fortuna non siamo tutti come te. Tu te moques de nous? Mais est-ce que tu nous connais vraiment? T'as jamais fait l'effort de t'intégrer ici, avec nous les Français? Che tu sia a Roma o a Parigi o in qualsiasi altro luogo, non cambia nulla. Perché tu non sai e non vuoi approfittare di quello che ti circonda e delle persone che sono intorno a te. Te l'ho detto. Tieni, prenditi la tua gomma e mettiti a ciancicare. È la sola cosa che sai fare. Tu non ci rappresenti. Ora non ti viene nessuna battutaccia, caro Svevo? Fai bene, stai zitto. Tais-toi pour une fois. Ma è colpa mia se siete tutti in cerca di identificazione, eh? Identificarvi vi risolleva il morale e ormai non sapete fare altro. Identificarvi, identificare. Non siete più capaci di fare nessuna distinzione. Ormai esiste un solo, unico grado, livello di lettura. Siccome vedete lui col libro in mano, allora per voi lui è colui che legge. Ma in realtà quel libro non è suo e lui non l'ha mai letto. Lo sto leggendo ora. No, stai facendo finta di leggerlo. Non abbiate paura, non c'è niente di male a non identificarsi. Non dovete sentirvi meno intelligenti per questo. Moi je me moque de vous, oui, mais pas plus que les autres. Si vous êtes toujours en tête dans les classements de peuple le moins sympa, le moins accueillant, ce n'est pas à cause de moi. Ce que vous le dites parce que je l'ai entendu de mes propres oreilles. Tu ne nous connais pas. Les Parisiens peut-être, mais la France c'est pas que ça. Les Parisiens n'existent pas. Vous les avez inventés pour leur attribuer tous vos défauts. Inutile giustificarsi. Oggi siamo quello che decidiamo di rappresentare e non quello che c'è dietro. Prenditi la tua gomma, che non sei credibile senza, e torna a dire fesserie, che ti riesce meglio. Comunque, che io dica fesserie o che voi facciate grandi discorsi filosofici o sociologici, resta il fatto che l'ho comunque scritto io. Quindi dammi sta gomma e mo non mi rompete più il cazzo. Oddio che trip, Federì! Oddio come ho messo in bocca sta Maddalena e mi sono ritrovata a Roma! Poi stavamo qua, ci stai pure tu! Era tutta una cosa strana, contorta, sembrava un film serio, palloso, non si capiva un cazzo, Federì! Sì, l'effetto di tarocchi. Madonna, terribile, Federì! Poi te eri denacido? Vabbè che in realtà non è che cambia tanto. Comunque, vedi, queste Maddalene fanno cagare, eh? Stanno in cazzo. Figurati se ti piace una cosa francese a te, mamma, quanto sei prevedibile, Sve. No, che poi mi è rimasto come il sapore di pizza al taglio in bocca.